Tappa 15, capitolo 15. Il tunnel arcobaleno. Improvvisamente il passero vide un tunnel luminoso. Le pareti avevano colori brillanti che andavano dal rosso cupo all'indaco intenso, simili ai colori dell'arcobaleno. Spesso aveva visto l'arcobaleno e ne aveva apprezzato i colori e la forma. Ora gli stessi colori, ma più intensi, tappezzavano le pareti del tunnel e, come in un imbuto, si riducevano ad un lontano punto luminoso, quasi accecante ma non invasivo. Tino si sentiva attratto da una forza irresistibile, ma allo stesso tempo piacevole, come se si trattasse di una attrazione benevola che lo risucchiava. Si sentiva calmo, sereno, in pace e soprattutto presente a se stesso. Senza un corpo fisico e le sue necessità quotidiane, l'uccellino si sentiva ora finalmente libero e leggero come il vento. Un attraente soffio di energia lo spingeva sempre di più verso quel punto, e una beatitudine immensa lo permeava. Tino desiderava ardentemente raggiungerlo. Tutto ciò gli ricordava il concepimento e l'uscita dall'uovo alla sua nascita, come un viatico verso una nuova esistenza. Ancora Bina lo incoraggiava ad abbandonarsi senza remore alla sua nuova condizione. Di questo incoraggiamento il passerotto era profondamente riconoscente al suo mentore. A questo punto a Tino venne in mente che sempre si esce da una gabbia per entrare in un'altra. In effetti, ciò che per lui era stato il fuggire da una condizione costrittiva nella casa di Riccardo, con quel fantastico primo volo, ora aveva un più alto significato. Tuttavia la sua realtà di vivente, prigioniero in un corpo, altro non era stata che un'ennesima illusione. Ecco dunque il suo attuale anelito verso la ricerca dell'autentica libertà. Nella sua presente condizione, senza un corpo, tutto ciò gli era chiaro, tuttavia considerava la realtà astrale come un'ulteriore illusione di libertà. Pensava tra sé, sempre una finestra si apre e si richiude, in un processo continuo verso un quid infinito e ignoto. Su questo il passero ragionava mentre stava cambiando livello di coscienza. La situazione lo eccitava e lo incuriosiva profondamente. Che cosa avrebbe dunque trovato oltre quel fantastico tunnel arcobaleno? Il suo corpo si stava smaterializzando e assumendo riflessi trasparenti ed eterei. Tino vedeva lontano un azzurro rarefatto dal quale si evidenziava una forma molto strana e del tutto sconosciuta. Qualcosa dentro di lui si sentiva profondamente attratta da quella forma. Gli ultimi rimasugli del cordone azzurro lo stavano abbandonando.